È approdata ieri a Montecitorio il disegno di legge che prevede la legalizzazione della cannabis. Noi di Vicenza Più siamo in centro città per chiedere ai vicentini se sono a favore o meno. Legalizzazione della cannabis, sì o no? Sì. No, io non sono a favore, assolutamente, perché secondo me fa male alla salute. Sì, secondo me può essere utile, soprattutto siccome provengo dall'India, là la usano anche per cure mediche, per gli aiuti, cioè anche nelle case normali è utilizzata. No, io dico solo che sono matti, perché con tutti i problemi che ci sono, questi sono problemi veramente marginali. Per me, io sono non fumo, quindi... Però non, secondo me non c'è nessun problema, dovrebbero liberarla, nel senso, e basta. Cioè, ci sarebbero i pro e i contro, però comunque non saprai, perché è un paese strano. A volte vedi che quando una cosa viene privatizzata sembra che ci sia ancora di più, diciamo, no, quell'interesse di andarla a cercare. Può essere, che può essere anche una cosa, come diceva, anche se io non ero d'accordo, Pannella, quando diceva che sarebbe meglio legalizzare, cioè renderla libera, che poi passa. Dall'altro canto credo che sia anche un grande rischio. Finalmente, era ora che decidessero di prendere questa imposizione. Perché? È un motivo in più per incentivare i giovani a comprarla ed è un motivo in più per incentivare i giovani a drogarsi, quindi secondo me io sono contraria, perfettamente contraria. Potrebbe aiutare a diminuire la criminalità e anche questioni mediche, sì. Non si risolvono così le cose dei drogati, liberalizzando, educando. Io sarei una che eliminerei alla fonte queste cose qua, cioè come le armi, non le produrrei proprio, cioè io la penserei così. Come le armi, come si può pretendere che non le usi, che non le vengano usate quando le produci? La stessa cosa è questa, sarebbe da non produrla proprio, sarebbe una cultura diversa da quando il bambino cresce, dargli giustamente il suo amore, il suo equilibrio, io la vedo così, insomma. Perché non è certamente tenendole, cioè, nascoste queste cose che non vengono usate, capito? Cioè, si usano lo stesso, se uno ha voglia di farsi una canna, la fa come l'ha sempre fatta. Cioè, ci sono anche persone di 50 anni che finite di lavorare, alla sera sono stanche e si fanno una canna e si sentono bene, non vedo niente di strano. E lei pensa che i giovani saprebbero gestire questa libertà? Ma se non l'ho mai fatto finora, non vedo perché devo cominciare adesso, perché è diventata legale. Se non mi è mai interessato, non mi interessa ancora, non andrò certamente in cerca adesso perché è diventata legale, non l'ho mai fatto in vita mia e questo stesso vale per un giovane, se no lo farebbe lo stesso, lo farebbe di nascosto e magari nel modo anche peggiore.